L'ora è arrivata. Glorifica il figlio tuo perché il figlio glorifichi te. Che cosa è Gli ultimi 100 giorni con Gesù? Un libro di commenti sul Vangelo? No, cari amici, è molto, molto di più. Con grande cultura e delicatezza, in punta di piedi, Ginotta ci dona qualcosa di completamente nuovo per approccio, stile, linguaggio e contenuto. Insomma, Gli ultimi 100 giorni con Gesù è il Vangelo spiegato con parole semplici. Il volume è pubblicato da Tao Editrice. 100 episodi tratti dal Vangelo che diventano una coinvolgente esperienza che ci fa immergere nella parola fatta carne. L'autore riesce a ricreare i paesaggi della Galilea al tempo di Gesù. Sembrerà di percepire i profumi trasportati da quello stesso vento che accarezza la tunica di Cristo o il vociare del mercato di Cafarnao. La nostra vita di credenti imperfetti, in cui risuonano domande semplici ma cruciali: sai cosa vuole Gesù dalla tua vita? Quante volte ci siamo fatti questa domanda? Perché la mia preghiera non viene ascoltata? E perché non è così? 100 giorni con Gesù, insomma, è una proposta per aiutarti ad affrontare il futuro in modo migliore, consapevole che nelle difficoltà, ma anche nelle gioie grandi o piccole di ogni giorno, non siamo soli, ma abbiamo al nostro fianco Cristo, che ci sorregge, ci consola, ci perdona, piange con noi e sorride con noi. Lo slogan oggi potrebbe essere appunto questo: perché vivere bene si può e con Gesù è meglio. Gli ultimi 100 giorni con Gesù sono anche 100 viaggi nello spazio e nel tempo che ci porteranno nella Galilea dei tempi di Gesù. Ci mescoleremo insieme alle folle, lo vedremo passare in mezzo a noi, proprio come facevano i discepoli. E magari potremo anche arrivare a infilare un nostro dito in una sua piaga. E questo ci trasformerà. Perché l'incontro con Gesù ci trasforma sempre. Così, quando alla fine di ogni capitolo torneremo nella nostra vita quotidiana, scopriremo di essere diversi, cambiati, cresciuti, migliorati. Perché la vita con Gesù nel cuore è più bella. Parola di scrittore.